Bentornati ragazzi, qua è Leon Yoran FIFA e siamo qui con il quarto episodio della nostra carriera con il Southampton. Prima partita subito Tottenham fuori casa, quindi sarà veramente veramente dura. Però siamo secondi in classifica, quindi Tottenham non te temiamo. Allora, sono tutti riposati, quindi direi di iniziare con la formazione titolare. Per titolare intendo Mayuka Locadia. Eh sì, Locadia è 74, ottimo. Eccolo qua al White Hart Lane, Spurs Southampton, partita durissima. Harry Kane da una parte, Mayuka dall'altra. Di là per Locadia. Locadia cerca ancora Tadic, non lo trova però ancora. E lì è in mezzo per Tadic! Tadic, sempre di testa, fa l'1-0 al White Hart Lane. Attenzione, il Southampton dice la seconda in classifica siamo noi. Via. No! Questa va presa ragazzi, eh. Finisce qua il primo tempo 1-0. Oh, veramente ottima partita, ci stiamo portando molto bene, non abbiamo rischiato molto. In fase difensiva abbiamo avuto una sola occasione netta e l'abbiamo sfruttata bene. Oh, quindi ottimo. Onelia, cercare ancora Locadia. Locadia prova per Mayuka. Ottimo il passaggio, ottimo movimento, il tiro un po' meno. Grande, ritorno di Alderweireld. E si riparte con Schneiderlin per Tadic. Per Mayuka, per Locadia. Il filtrante per Tadic. Però. Tadic! Grandissimo! Il tiro! Che parata di form! Vai ancora per Mayuka! Mayuka la stoppa! Il tiro! Ancora form! Cos'è? E lì è un po' stanco. Entra Ulcic. Entra Wanyama. Schneiderlin. E per ora stiamo così. Esce uno stanco Tadic. Tra World Pros, perché Durisic non mi è piaciuto. Cioè, non mi è piaciuto molto nelle ultime apparizioni, quindi preferisco World Pros. Vediamo se funziona. Sul primo palo per Mayuka, non va. Bertrand la riprova, come qualche episodio fa, non ce la fa stavolta. Sarà un altro calcio d'angolo comunque, fidiamo sicuramente in attacco. Mané, per Ulcic, Ulcic la prova in mezzo. Finisce qua, 1-0, grande vittoria. Fuori casa contro il Tottenham era veramente difficile sulla carta. Nella realtà si è dimostrato comunque difficile, abbiamo faticato, però alla fine gli Spurs non si sono resi molto pericolosi, quindi abbiamo mantenuto tranquillamente il nostro vantaggio di un gol. Quindi bene, adesso avanziamo, prossima partita contro il Sunderland e abbiamo dei giocatori impegnati con le nazionali, guardiamo un po' chi sono. Sono Forster, Klein, Alderweireld e Gardosh, per fortuna non ne abbiamo molti e questo mi fa molto piacere. Squadra che sarà un po' stanca probabilmente, quindi dovremmo fare dei cambi, sicuramente giocherà Pelé. Ok, questa sarà la nostra rosa di partenza, c'è qualche riserva, però d'altronde con due partite così ravvicinate qualcuno deve riposare. Spero che Pelé faccia qualcosa di buono, perché se no è merda. Perché... comunque, in casa contro il Sunderland vediamo di fare bella figura, anche se forse giochiamo meglio fuori casa che in casa, però... Tra quello Cadia, prova a girarsi, non c'era spazio. La palla è lì, Pelle da fuori! Bel tiro. C'era calcio d'angolo. Sicuramente ha un ottimo tiro Pelle. E lì la prova a mettere in mezzo. Attenzione, la palla è lì! No! No, brutto questo, brutto! Cosa ha sbagliato? Meno male, c'è andato di lusso qua. Vai, ottimo, vai Pelle. Vai Pelle, resisti. Pelle! No, no, una volta che eri solo davanti al portiere me la sbaglio così. Aiuto. Mamma mia che intervento all'ultimo di Corbo. E finisce il primo tempo su questa occasione per gli avversari. Eh sì, penso proprio che metterò direttamente Locadia, Mayuka per Locadia. Dai su, sta palla va ripresa. No, no, non va ripresa. Non meno male. Meno male perché stava per fare un autogol inguardabile. Non era fuori gioco. Vai per Elia. Vai Eliero. Nel mezzo c'è Mayuka e c'è anche la deviazione del difensore. Però ci sarà un cambio. Anzi, due cambi. Entrano Wanyama e Mané. Mané per World Pros. Purtroppo deve rimanere in campo Elia anche se sta morendo. Mi spiace. Dai Mané. Vai Mané. Vai Mané, c'è lo spazio. Puoi andare al cross. Deviato come sempre. Però la palla è buona. No, non è molto buona. Forse sì. Dai Elia.
No, guarda, ma perde tempo. Ah, non gli posso prendere palla. Dai, ma che stronzo il computer. Guarda, non posso prendergli palla. Che è sto lavoro? Non lo può fare, illegale. Fallo? L'hai detto computer. No. Oh mio Dio, pensavo fosse dentro. E finisce qua, 0-0. Meno male, devo dire. Devo dire meno male. Che stampa e fa go. Senti, ci hanno dominato. Non abbiamo giocato. Vabbè, un punticino che ci portiamo a casa. Vediamo un po' dove siamo in classifica. Siamo comunque secondi, però questa ora a 3 punti dal Chelsea. E abbiamo ancora un punto di vantaggio sul City e 2 sullo United. Vuole più spazio Calvin Davis a 38 anni? Seriamente? Non penso che lavorare. Offerta per allenare la nazionale bulgara, non mi interessa. Ditemi pure nei commenti se dovrei accettare un ruolo da allenatore di nazionale. Naturalmente nazionale è abbastanza importante, se no. Perché magari tanto le due stagioni andrebbero avanti in parallelo, quindi non ci sarebbe problema, non sarebbero problemi. La stagione del Southampton non andrebbe compromessa. E in parallelo posso fare anche con la nazionale. Se fosse una nazionale interessante, ditemi voi nei commenti se secondo voi può essere una buona idea. Colbo vuole già il titolare. Ah, Gazzaniga se ne vuole andare, vabbè. Probabilmente se ne andrà perché non ha. Giustamente vuole un po' più spazio. Quindi dovremmo avere la nostra formazione titolare. Però Pelé non entra. E rientra Mayuka. Guarda, ti fa giocare il primo tempo, Cor. Ti fa giocare il primo tempo perché sono buono. Ancora in casa il nostro Southampton. Non so che genere di pressione mette il pubblico del Southampton. Però qui Tadic. Ottimo. Lo cade di là. Per Mané. Mané la botta. Begovic. Vai. Ottimo. Traversa. Dai ancora. Traversa. Non c'è verso. Fine primo tempo 0-0. Occasione incredibile su quel calcio d'angolo. Due colpi di testa sulla traversa. D'altronde il colpo di testa è l'unica volta che abbiamo per fare gol, a quanto pare, in questa carriera. Buono. Vai l'1-2 con Locadi, è perfetto. Vai il chic. Vai il chic. Oh chic. Tiro debole. Ora dai Schneiderlin. Per Elia appena entrato. È fresco. Cosa fa? Vai. Vai cross. Vai, c'è Tadic. Ti ho visto Tadic. L'appoggia fuori. C'è il solito Schneiderlin che si ammazza ogni partita. Ma incontro tutti. Buono. Locadia. No, cosa ha sbagliato Locadia. Grandissima azione di Mayuka. Passaggio per Locadia. Buttato al cesso. Da Elia. Nel mezzo. Per qualcuno. La palla è lì. E finisce. Un altro 0-0. Che schifo. Che schifo. Perché poi sono partite anche brutte. 0-0. Non sanno di nulla. Guarda lì. Guarda lì. Abbiamo. Stavolta abbiamo surclassati. Ma non c'è stato verso fare gol. E quindi andremo avanti. Perfetto. Messaggio non letto. Sei contento, Corb? Oddio. Shane Long torna. Shane Long torna. Quindi cambiamo la rosa. Assolutamente. Non so se giocherà la prima, probabilmente partirà dalla panchina. No, vabbè, però intanto mettiamolo titolare. Ok, siamo pronti per l'ultima partita di oggi. Contro il City, finalmente fuori casa, forse la vinciamo, fuori casa. Tanto entra Mayuka, è già un 72, grande Mayuka. Benissimo, così vogliamo i titolatissimi. Long è tornato. Long è tornato e probabilmente giocherà al secondo tempo, vediamo un po'. Non mi ricordo quant'era Long all'inizio, forse un 78, probabilmente è calato. Vedremo comunque nel prossimo episodio, ogni 5 episodi vi farò vedere chi è migliorato, chi è peggiorato tra i giocatori, come sta andando quindi la crescita di questa squadra. E quindi vedremo un po' Long se è peggiorato un pochino, probabilmente sì, causa infortunio, ma adesso appena rientrerà a giocare a pieno regime sicuramente ritornerà ai suoi livelli. Prova così. Mayuka. Non va. Però guardate come fuori casa giochiamo tutto in un altro modo. No. Ancora lì Tadic. Che hanno sti portieri? Li prendono tutte. Le prendono. Dai, sono 3 partite e non segniamo. 3 partite. No. Le cazzate. Le cazzate. Questo è gol. Cosa ha parato forse. Lo cade la prova. Attenzione Wanyama. Wanyama.
E c'è il gol! Wanyama! 1-0 al 45esimo, a tempo scaduto. Un gol bruttissimo, ma finalmente un gol non di testa. Finalmente un gol, direi, cioè semplicemente. E finisce subito qua. Primo tempo, 1-0 finalmente, ragazzi. Cioè, mi stavo veramente addormentando. Va in mezzo per Locadia. No, l'ha appoggiata sul palo. Sembra l'abbia fatto apposta. E qui c'è un fallo, ne approfitto per levare Mayuka. Metto Long, ritorno incredibile di Long, tutti in piedi, tutti con le mani al cielo ad acclamare il ritorno del nostro guerriero Shane Long. Torna, che è sta cosa? Non ci interessa la prossima partita. Vogliamo vedere Shane Long. Dov'è? Eccolo qua, Shane Long, pronto al rientro. Esce fuori spazio il nostro Mayuka, il nostro bomber Mayuka. Ed eccolo qua, Shane Long, bello come il sole. Ritorno in campo. E guardiamo se riuscirà anche a incidere in questa partita. No, 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 via, 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 sta palla, via. No, no, oh, sto soffrendo, via sta palla, via, via, cazzo, dai, sto soffrendo tantissimo. Oddio, via, via. Via, un parto, stazione, un parto è stato, mamma mia. Allora devo solo stoppare stazione. Devo semplicemente stoppare stazione. E finisce. E finisce, grazie, grazie arbitro, grazie. 1-0, mamma mia, è sudata sul finale. Però va bene così. Adesso siamo terzi purtroppo, abbiamo perso qualche punto, in realtà neanche tanti. Non male, non male, solo 2 punti dal Chelsea. Siamo a pari con lo United, quindi siamo secondi a pari merito. Solo 2 gol in meno. Non abbiamo un grande attacco in effetti, però ora che è tornato Long speriamo di migliorarlo. Abbiamo comunque la miglior difesa insieme allo United, quindi questo mi fa comunque piacere, nonostante forse faccia cagare. Comunque per questo è tutto. Nella prossima partita inizieremo in casa con il Leicester. Vediamo, o l'Leicester come lo volete chiamare. Vediamo di vincerne almeno uno in casa. Questa, cioè, riusciamo a vincere solo fuori casa. Tadic terzo in classifica marcatore dietro Boni e Benteke. Quindi per questo video è tutto, io spero vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant.